usciamo dalla pancia del gigante e continuiamo il giro attorno all'edificio. Con noi c'è un ex lavoratore della fabbrica. Dopo 30 anni mi ritrovo sul luogo del delitto, come se fosse la prima volta. Anzi, mi è talmente raccapricciante questa situazione che non riesco neanche a trattenere le lacrime. Perché qui abbiamo interrato sotto questo terreno tonnellate e tonnellate di polvere di amianto e di cemento. A 30 anni dalla chiusura, la Materit rimane una bomba ecologica senza bonifica, ma anche una strage senza colpevoli, almeno per ora. Grazie alle denunce di lavoratori e associazioni, il 10 gennaio al Tribunale di Matera partirà un processo. Sul banco degli imputati 5 persone. Cosa fa il governo Nuovi Due, di Cioselli, Di Maio, Zingaretti, Renzi? Non fa niente per anche queste situazioni di grave rischio ambientale. Ai lavoratori e ai familiari delle vittime, anche l'Associazione Italiana Esposti Amianto, Medicina Democratica, la CGL di Matera e il Comune di Ferrandina. Spero che questo processo li condanna una volta per sempre, però, perché l'unico mio obiettivo è quello che questi signori vadano a finire in galera, perché loro hanno solo pensato al lucro, al guadagno, tutti il resto non gli interessava niente. Noi eravamo carne da macello. Tutti sanno che c'è.